primo maggio sarà festeggiato quest'anno da quasi 300.000 lavoratori in più rispetto al 2023. Lo evidenzia l'ufficio studi della CGA, analizzando gli ultimi dati Istat disponibili. In Italia gli occupati sono attualmente 23.773.000 contro i 23.481.000 dell'aprile 2023. Il 98% delle imprese italiane ha meno di 20 addetti. In queste piccole realtà aziendali trova lavoro il 60% dei lavoratori italiani. Per questo, secondo gli artigiani di Mestre, diventa fondamentale aiutare i piccoli imprenditori, tagliando le tasse, la burocrazia e tornando a erogare la liquidità necessaria affinché possano investire per aumentare la competitività. Nel 2023, secondo l'Istat, la platea degli occupati in Italia è cresciuta di 471.000 unità rispetto al periodo pre-Covid, 213.000 solo nel mezzogiorno. Il Sud è stata la ripartizione geografica che ha registrato l'incremento percentuale più elevato, il 3,5%. Le previsioni restano positive, con un ulteriore incremento entro il 2025, che porterà lo stock complessivo degli occupati a sfiorare i 24 milioni di addetti. Buone notizie per le famiglie italiane. Nel mese di aprile l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,2% su base mensile e dello 0,9% su base annua. A marzo l'incremento era stato dell'1,2%. Il lieve rallentamento dell'inflazione su base tendenziale si deve alla flessione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, dei servizi di trasporto, dei beni non durevoli e dei beni alimentari non lavorati. In crescita invece i prezzi dei tabacchi, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei beni energetici regolamentati. Su base annua il carrello della spesa continua anche ad aprire la sua discesa e tocca adesso il 2,4%. Nell'area euro l'inflazione, secondo le stime di Eurostat, dovrebbe attestarsi al 2,4%, stabile rispetto a marzo. Sono i servizi a registrare il tasso annuo più elevato, con un incremento dei prezzi del 3,7%, seguiti da alimentari, alcol e tabacco. Quasi due terzi degli europei, il 62%, sceglie il treno come mezzo di trasporto per le attività di svago all'interno del proprio paese. In testa a questa classifica ci sono i britannici, con il 77%, seguiti dai tedeschi. La metà degli italiani lo sceglie per i weekend lunghi e per le vacanze brevi. Il dato è contenuto in una ricerca di YouGov per l'app di prenotazione Trainline. 4 persone su 5 prevedono di utilizzare il treno per organizzare le vacanze all'estero. La tendenza è particolarmente evidente tra i giovani. Sono l'89% degli intervistati tra i 18 e i 25 anni. Questa possibilità è particolarmente sentita tra spagnoli, italiani e tedeschi. Il 76% degli italiani ama viaggiare in treno, un dato questo superiore alla media europea. Negli ultimi 3 anni, 3 italiani su 4 hanno fatto più di un viaggio in treno. Con il piano Industria 5.0 il governo Meloni ha dedicato oltre 6,3 miliardi di euro del PNRR, capitolo Repower EU, ad incentivare la transizione energetica delle aziende. Il problema è che gli incentivi che hanno ricevuto il via libera UE a dicembre sono entrati nel decreto PNRR solo ad inizio marzo e hanno ancora bisogno, per diventare operativi, di un decreto del Ministero delle Imprese che specifichi i dettagli operativi.